Io e gli uffici della NAGAF sono andati in tilt, che cosa è successo? È capitato nel momento sbagliato, poi succede perché i sistemi sono complessi, siamo intervenuti con i fornitori del servizio e vabbè, diciamo che poi si è sistemato tutto, avevamo comunque pronto un piano B discusso con la prefettura per permettere comunque a tutti di votare. È stato un attacco hacker o solamente un problema di servizio? No, riteniamo che sia un problema di servizio, comunque stiamo facendo tutte le verifiche, purtroppo, ripeto, ogni tanto succede, è chiaro che se succede il giorno prima delle elezioni fa più rumore. Senti, il risultato sarà detto anche un po' come un giudizio alla sua giunta, 2 anni dalla fine del mandato? Inevitabilmente e altrettanto inevitabilmente mancano ancora 2 anni, quindi oggi ogni segno attuale, cioè vedete che la politica cambia a una velocità che non è quella di una volta, quindi certo che lo so benissimo che ci sarà anche una lettura del genere, poi vado avanti, faccio le mie cose, è chiaro che la mia azione, che io penso sia anche coraggiosa su alcune cose, ricordo l'area B per esempio, tende a dire che non inseguo il consenso ma cerco di fare le cose giuste. Milano si confermerà città di sinistra? Vediamo, certamente la Lega penso sia forte, ma insomma vediamo un attimo cosa succede, ci spero. Poi insomma l'Europa ha sempre dato anche segnali che poi non si sono confermati a volte a nostro favore, a volte no, nelle politiche, quindi c'è tempo, c'è molto tempo, vi ripeto, 2 anni sono veramente lunghissimi. Se a Milano vincesse la Lega cosa significherebbe per lei? Niente, che continuo a lavorare con la serenità che ho e con la consapevolezza di, non so se faccio il giusto, certamente faccio tutto quello che è nelle mie capacità e quello che penso a mio giudizio, dalla mia giunta che serve a Milano, perché Milano ha anche la caratteristica di andare abbastanza in continuità, cambiano le amministrazioni, la direzione da un certo punto di vista è simile, da un altro punto di vista, soprattutto per come si intende la socialità, i diritti, eccetera, eccetera, invece è diversa, quindi andiamo avanti. Senta, invece il dossier del CIO che è arrivato 2 giorni fa, insomma, sembra premiare Milano rispetto a Stoccolma. Lascia meno dubbi su Milano, è come se fosse più compiuta la candidatura, però è chiaro che le ragioni che spingeranno ognuno di quegli 88 membri dell'Assemblea a votare sono diverse l'une degli altri, per cui non si può stare assolutamente sereni, continuiamo a lavorarci, da come si stanno configurando le cose è chiaro che è legittimo che noi ci speriamo, abbiamo lavorato tanto e poi vediamo, manca un mese.